campione. Anche per oggi correrò, ascoltando la musica rock tra sogni e sudore. Respirerò. E passerò attraverso i muri di una realtà che dice no. In nome dell'amore per tutti i miei giorni più scuri risplenderò. Io sono un runner e corro veloce nel vento, anche se il vento a volte mi sposta di un po', ma con tutta la sete di vita che ho dentro di me, io non mi arrenderò. Perché sono un runner e gioco la mia sfida nel tempo. Corro più forte di tutta la mia malinconia, che come calamita tenta di tirarmi indietro. Ma io buongiorno da Radio Roma Futura, oggi mercoledì 25 giugno la rubrica del podismo torna di nuovo in onda dopo una settimana di stop dovuta alla gara del solstizio d'estate. Qui dalla redazione di Villa Gordiani con me Pino D'Egidio, buongiorno. Buongiorno. E Mario Moretti. Buongiorno. Allora, io direi intanto prima di passare al clou della puntata, che è il racconto sul solstizio d'estate che è stato disputato, ricordo, mercoledì 18 giugno nel pomeriggio qui nel Parco Villa Gordiani, dare la parola a Mario per invece farci resoconto delle iniziative podistiche che ci sono state nell'ultimo weekend.
Sì, a parte il solstizio di cui ne parleremo più diffusamente tra poco, ci sono state due gare il 21 in notturna, la Cori Roma che ha fatto il pieno con oltre 2200 partecipanti e una gara in provincia di Viterbo a Gallese. Mentre il giorno dopo, il 22 giugno, ci sono state quattro gare. Ad Anzio la corro anch'io, che ha fatto registrare 326 partecipanti. A Fonte Nuova la Maratonina delle Rose. Poi c'è stata una piccola gara, manifestazione al municipio quindicesimo. E una gara a Riano, la Maratonina di Riano, che fa parte del Rieti Tour 2014. Il Rieti Tour è una manifestazione che si articola in una trentina di gare, svolte quasi tutte diciamo in provincia di Rieti, ma qualcuna anche in provincia di Roma. Passiamo alla presentazione adesso delle gare che si faranno nel prossimo weekend. Si comincia il 27 giugno con la notturna aprilana. Sicura ad Aprilia, la partenza è alle 21 e sono 8 km. Si prosegue il 28 sabato con un'altra notturna latina, sempre si partenza alle 21, si chiama Olim Palus, sono 9 km. Sempre il 28, un'altra gara del Rieti Tour 2014 a Montasola, sono 6 km e si parte alle 18. Poi c'è la Maratonina di Bolsena, sono 10 km, qui non mi hanno comunicato l'orario di partenza, quindi consiglio eventualmente di fare una telefonata per sapere se si parte la mattina o il pomeriggio. Si conclude il 28 con una manifestazione particolare a Colonna, che è un'americana. L'americana è una gara particolare che si corre su un circuito di circa 400 metri, si fa nei primi 200 metri tutti insieme seguendo un'automobile che impedisce ai concorrenti di andare avanti e gli ultimi 200 metri l'automobile si stacca e i concorrenti eseguono una volata. L'ultimo arrivato viene eliminato e si va avanti così fino a che restano 5 concorrenti che si disputeranno la vittoria finale. Questa manifestazione è a inviti e la partenza è alle 19. Concludiamo domenica con parecchie gare. Si parte ad Anagni con la Ernica Saxa. Questa gara si fa in notturna alle 21 e sono 10 km. A Valmontone c'è una maratonina chiamata Maratonina della Lumaca. Si corre alle 9:30 e sono 10 km. A Fiumicino abbiamo la Leonardo Airport, la prima manifestazione di questo tipo di gara, alle 9:30 sono 7 km. Abbiamo una gara a Civitavecchia intitolata Corsa per la Vita, 10 km, si parte alle 10, e poi un'altra gara ancora nel Rieti Tour 2014 a Contigliano, sempre in provincia di Rieti, sono 9 km e mezzo e si parte alle 10. Per chi volesse effettuare una mezza maratona, qui ci dobbiamo allontanare un po' dal Lazio, a Sante Marie in provincia di Aquila, che si trova praticamente tra Carzoli e Tagliacozzo, c'è questa manifestazione abbastanza pubblicizzata, chiamata la mezza maratona di Corradino, sono appunto 21 km e 95 metri e si parte alle 9:30. Per questa gara c'è un'agevolazione per chi si iscrive il giorno della manifestazione, il costo del pettorale è stato ridotto a 12 euro. E con questo abbiamo concluso la disamina delle manifestazioni del prossimo weekend. Allora io direi, se Pino è d'accordo, di partire un attimo con il racconto del solstizio di estate che si è svolto a Villa Gordiani il pomeriggio del 18 giugno. Com'è andata, Pino? Beh, diciamo che possiamo accontentarci, nonostante il maltempo abbiamo avuto oltre 170 atleti che si sono classificati fra in totale sulle due batterie. Abbiamo fatto una prima batteria di atleti over 50 e tutte le categorie femminili,
e abbiamo avuto un riscontro eccezionale, proprio eccezionale, perché se consideriamo che l'ha vinta D'Antone Giuseppe dell'Atletica La Sbarra, un ultra, un 53enne mi sembra, sì, dovrebbe essere, ha fatto 5.000 metri in 18.04, poi 5.000 metri in un circuito campestre molto tecnico, molto tecnico, molto complicato, scendi e cambi di direzione possiamo inquadrarlo tranquillamente fra i top runner, D'Antone Giuseppe. Per quanto riguarda le donne, le ragazze, sì, abbiamo avuto una bellissima sorpresa con una ragazza a Pulsangea del Roma 6 Villa Cordiani, proprio di zona, che è allenata dall'allenatore Mauro Pascolini, e anche lei ha fatto un tempo eccezionale. Sicuramente sentiremo parlarne di questa ragazza, ha fatto 19.32, un ottimo tempo. Poi siamo passati alla prima batteria dove c'erano i top runner. Abbiamo avuto l'onore di avere con noi tre campioni del pentathlon maschile moderno. Uno è Leone Pietro, che è campione europeo dell'anno scorso, e quest'anno già ha vinto una gara della Coppa del Mondo, poi è del gruppo Carabinieri. Poi abbiamo avuto Petroni Pierpaolo, sempre del gruppo Carabinieri, e Franceschini Auro, che è anche lui del gruppo Carabinieri. Questi ultimi due non sono arrivati, diciamo, nei tempi dove potrebbero arrivare, perché erano appena ritornati dalla Russia. Pensate, la mattina sono sbarcati da Fiumicino, e la sera ci hanno onorato di questa presenza. Comunque l'ha vinta, però la batteria l'ha vinta un atleta dell'LBM, un fortissimo atleta, Trapletti Robin, che ha fatto il percorso di 5.000 metri in 16.08, precedendo appunto Leone Pietro della Roma Sud e De Luca. Scusate, prima avevo detto Leone, invece era De Luca, che è il campione europeo dell'anno scorso, e quest'anno ha vinto due gare della Coppa del Mondo. De Luca Riccardo, del gruppo sportivo Carabinieri. Hanno fatto un tempo eccezionale, perché se consideriamo 16.08 il primo, che sarebbe Trapletti, 16.26 il secondo, Leone Pietro dell'RCF Roma Sud, e De Luca Riccardo, che ha fatto 16.41, cioè tutti atleti che sono andati a una velocità eccezionale. Tenuto conto, come diceva Mario, che si è abbattuto, no, ma oltre al nubifragio anche della difficoltà del percorso, e quando è bagnato poi è ancora peggio. In campestre, chiaramente, chi fa le gare in campestre sa le che bene, si scivola, insomma, poi non è che c'era le scarpette chiodate, certo, hai capito? Quindi diciamo che è stato tutto sommato positivo. Certo, ci aspettavamo una cinquantina, 60 atleti in più, perché siamo stati penalizzati proprio dal brutto tempo. Tant'è vero che la seconda batteria, che doveva partire alle 19.30, i giudici FIDAL ci hanno chiesto la gentilezza se si poteva anticipare di una decina di minuti, perché si stava scatenando il putriferio. Tant'è vero che la seconda batteria è fatta proprio sotto un diluvio che continuo, insomma, fino alla fine. Ecco, diciamo che poi c'è stato un disagio sia da parte dei giudici che da parte del cronometrista, perché col fatto che di questo violento nubifragio, sì, tutti si sono rifugiati sotto l'iglo della New Balance, che era l'arrivo, quindi hanno ostruito pure un pochettino la visuale ai giudici, che hanno fatto dei miracoli per poter rilevare la classifica, e altrettanto il cronometrista, che si trovava gente davanti. Poi, come al solito, purtroppo questo avviene in tutte le gare, ci sono stati molti atleti che hanno corso senza pettorale, e quindi sono stati